Qui, ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Allora, eccomi qui con questo video che mi è venuto in mente all'improvviso perché ho detto voglio fare un video perché devo uscire, però ho detto mi sono truccata, vorrei fare un video. Pensiamo un attimo a cosa posso fare, perché fare cose di trucchi non lo so perché me già sono truccata. Allora ci stavo pensando e ho detto perché no, faccio What's in my iPhone. Allora, non avrei mai pensato di farlo, più che altro perché a me non piace neanche tanto guardarli, perché dico ma che me ne importa, cioè che me ne importa a me che ci sta nell'iPhone di questo. Però invece l'ho guardato sotto l'aspetto di consigli, perché io vi faccio vedere cosa ho nell'iPhone, ma sotto l'aspetto di consigliarvi qualcosa, quindi dirvi questa app mi piace tantissimo, la uso sempre per fare questo, oppure quest'altra è buonissima, eccetera. Quindi servirà praticamente a questo, per quindi consigliarvi le app che secondo me sono le app più belle, tra virgolette, perché poi non è che io abbia app di svago, cose così, perché a me non piace farlo, quindi sono più utili che altro e quindi per questo ve le voglio consigliare. Allora andiamo subito a vedere. Io non so come fare, perché molte mettono lo schermino in cui si vede la fine, non lo so fare ragazze, quindi ve le faccio vedere un attimo e poi ve ne parlo. Allora partiamo subito con la schermata. Vabbè, ovviamente come c'è il telefono, tutte le cose ben basic non ve le dico, c'è YouTube che per me è uno standard, cioè è una cosa normale, invece ovviamente c'è gente che magari non ce l'ha oppure non è così importante, invece io addirittura ce l'ho nelle quattro scelte, queste qui sotto come vedete, perché vabbè, ovviamente è un mio interesse, mi piace tanto, oltre a fare video io seguo e seguivo anche prima, proprio perché, per questo poi ho iniziato a fare video, perché mi piaceva talmente tanto, e quindi seguo anche YouTube sia per vedere magari se ci sono notifiche dall'iPhone, ma poi ho anche il mio profilo personale, quello separato dal nostro canale, che è quello personale dove appunto seguo tutti quelli che piacciono a me e così via. Quindi YouTube è la prima che vi cito. Poi ho, vabbè, le altre sono quelle là del telefono. Poi andiamo in fotocamera. Io ho una cartella proprio in cui ho tutte le cose che riguardano la fotografia. E ho, vabbè, foto, Instagram. Instagram è una delle mie app preferite, mi piace tantissimo. E un sacco di amici, comunque il mio fidanzato mi prendono in giro perché praticamente cosa faccio? Siccome sono fissata, io ho delle fisse, non so, un po' così. Praticamente guardo spesso Instagram e quindi praticamente ogni volta smetto di guardare le foto fin quando non arrivo alla foto, all'ultima foto che è all'ultima foto che è praticamente l'ultima che ho visto l'ultima volta che lo avevo aperto. Non so se mi sono spiegata, boh, comunque sono pazza, lo so. Infatti certe volte dicono vabbè basta, anche se queste altre non le ho viste, questa non è l'ultima che ho visto l'altra volta, devo smetterla, boh. Comunque quindi Instagram mi piace tantissimo, perché poi l'altra volta ci pensavo ed è un social stupendo, perché fa mettere in contatto tutti di tutto il mondo, soprattutto se avete il profilo privato, se avete il profilo pubblico. Quindi mi piace condividere le foto e vedere magari un mi piace di una persona che non so è appassionata di trucco però è dall'altra parte del mondo, oppure mi piace un sacco perché appunto le foto non hanno bisogno di parole, esprimono tutto senza dire nulla, solo guardandole, e quindi mi piace tantissimo. Beh, questa è una cosa un po' più filosofica, però Instagram mi piace tantissimo. Poi ho la in camera e ha un orsetto come logo, diciamo, è troppo carina e è molto utile quando per esempio voglio correggere, poi vabbè un sacco di altri effetti e cose, però io la uso per questo, quando voglio correggere delle piccole imperfezioni per esempio, oppure vabbè principalmente per quello, vi dico la verità, oppure a volte ho il labbro che non l'ho fatto bene con la matita, quindi vado un poco leggermente ad alzare, tipo per dirvi, uso una funzione che sarebbe la snellente, che praticamente sapete quando voi trascinate, e qui sopra la utilizzo invece per praticamente ingrandire, per esempio il labbro l'ho fatto troppo dritto, a volte lo alzo un attimo perché è diverso dall'altro, come capita praticamente sempre, nonostante noi pensiamo di aver fatto lo stretto perfetto, l'abbiamo fatto diverso, vabbè, e quindi per queste piccolezze qui. Vabbè, e poi vabbè, però c'ho anche altre cose, ma io la utilizzo per questo fondamentalmente. Poi ho Picollage, che è un'app di collage appunto, che mette insieme diverse foto, magari avete diversi metodi per appunto fare un collage per questo. Poi ho Photoshop Express, che non uso quasi mai perché la in camera è molto più veloce, comunque l'avevo scaricata sempre per questi fatti di brufoletti, di rossori che voglio coprire nelle foto. Poi ho Snapchat, non la utilizzo più perché ormai da quando le storie sono praticamente da
dappertutto, Snapchat non lo utilizza più nessuno e quindi poverino è stato abbandonato, anche se è bello perché lì, non, lì abbiamo anche le faccine, le cose, vabbè, non l'ho cancellato comunque. Poi ho PixArt, che è praticamente sempre una cosa tipo pic collage, mi piace tantissimo, è troppo carina quest'app. E mi piace molto perché è molto intuitiva e molto veloce, poi potete mettere le scritte colorate, più grandi, di diversi font, comunque mi sta piacendo tanto, è davvero carino, soprattutto ecco qua per fare le come si dice, no, le intro, le fotografie che vi mettiamo all'inizio dei video oppure per condividerle con voi, eccetera, molto utile, mi piace. Poi ho, e poi vabbè, un moment, praticamente io prima avevo la connessione delle foto che facevo sul telefono, qualsiasi, infatti a volte era una palla perché salvava pure foto inutili, però è stato molto utile perché mi salvava tutte le foto, ed era il collegamento con Facebook, praticamente istantaneo delle fotografie. Ora che purtroppo non c'è più, sono tutte spostate in questo moment, se vi devo dire la verità non è che lo sappia utilizzare più di tanto. Poi ho una cartella social, ho vabbè, WhatsApp, Messenger, Twitter che non utilizzo praticamente, pagine, vabbè, che ovviamente è l'app per le pagine che abbiamo, per appunto alla fine è che serva così, poi non la so utilizzare più tanto, però arrivano le notifiche lì quando magari ci scrivete, scrivete commenti, mettete mi piace, oppure ci scrivete in privato consigli, eccetera, quindi vado velocemente lì a rispondere. E poi ho Skype, che vabbè non utilizzo spesso, però comunque sempre può servire, quindi l'ho scaricata. Poi ho la cartella, poi ho tutte le cartelle, ho la cartella utility e all'interno una app banale per tenere conto del ciclo mestruale, quindi mi inserisco praticamente soltanto il giorno in cui arriva, solamente perché così magari quando mi sento un po' strana vado a vedere e dico ah ecco perché mi sta per arrivare, quindi solo per questo, poi non la so usare, non la uso. Poi ho vabbè il traduttore che torna sempre utile, Google Maps, poi ho il Meteo, SkyGo che non utilizzo praticamente mai, però l'ho scaricato all'evenienza. Poi ho, oddio, questo non so cosa sia, USB, vabbè non lo so, c'è una cosa che non so cosa sia, poi vedrò. E poi ho My Vodafone, vabbè, l'app per vedere il credito, internet che mi è rimasto, sono passata da poco a Vodafone, prima avevo la TIM, quindi adesso è Vodafone, se l'avessi fatto 2 giorni fa sarebbe stato TIM. Poi ho posta e all'interno la mia posta con libero mail, Gmail, Outlook, vabbè queste poste così per ricevere le mail. Poi ho extra, vabbè qui dentro tutte cose che non mi interessano, quella che dà già il telefono, quindi a me non ve le dico. Poi ho l'app, ho la shopping praticamente, e all'interno ho ASOS o ASOS, io la chiamo solitamente ASOS, che è diciamo il mio sito preferito per fare shopping non comune, quindi non H&M, Zara, che troviamo qui comunque nei negozi, centri commerciali, e io mi trovo benissimo, faccio sempre acquisti, infatti la consiglio sempre un sacco di mie amiche, ecco perché è bello questo video, perché uno vi consiglia le cose, come faccio con le mie amiche, e con ASOS mi trovo veramente benissimo perché vabbè ha le spedizioni gratis tipo sopra i 20 euro, quindi vabbè praticamente spedizioni gratis a meno che non prendiate un calzino. Poi ha reso gratuito in posta, potete ritornare tutto quello che volete e appunto sigillato bene senza averlo rovinato, quando non vi sta bene, non vi piace, lo mandate indietro, non pagate nulla. Poi veramente un sacco di belle cose, in dei periodi trovo delle cose, in altri non trovo niente, però vabbè ci sono un sacco di cose carine. Poi ci sono un sacco di marchi, molti marchi tipo americani, londinesi, comunque mi trovo benissimo, provate ASOS se non l'avete mai provato. Poi ho H&M, anche qui ci compro spesso, H&M o H&M, ormai prima dicevo H&M, ora dico sempre H&M. Comunque l'app di H&M che appunto io spendo spesso quando c'è la spedizione gratis perché molto spesso la mettono. Poi vabbè trovo cose basic più che altro, quindi cose molto semplici che poi utilizzo come jolly spesso, oppure anche qualche volta trovo qualcosa di particolare. Mi piace fare shopping anche su H&M, sempre ve l'ho detto, spesso fare spedizioni gratis, quindi compro sempre in quei periodi, cerco di comprare. E poi però il reso non è gratuito, se è tipo di 3 euro, però lo vengono a ritirare a casa vostra, volevo pensare alle cose più importanti da dirvi. Comunque anche mi trovo molto bene perché poi comunque H&M, le taglie sono comode, comunque se comunque conoscete
conoscete il marchio, ci comprate, sapete, mi trovo quasi sempre bene, rare volte è successo che ho mandato indietro le cose che ho comprato. Poi ho l'app di Lidl, mi viene da ridere però, ho l'app di Lidl perché è supermercato, perché praticamente ogni tanto mettono le offerte, mettono questo, quindi vado a vedere, un periodo ero fissata, stavo sempre qua sopra a vedere, non lo uso mai, però comunque mi piace ogni tanto, quindi la tengo. Poi ho Zalando, allora Zalando non avevo mai comprato niente perché trovavo sempre prodotti molto molto costosi di marchi comunque conosciuti e quindi costavano tanto, non ho mai comprato niente. Invece poi ho comprato, ultimamente ve le farò vedere, delle scarpe meravigliose, non le ho pagate nulla praticamente durante il periodo di saldi e mi sono trovata benissimo, soprattutto queste app, questi siti qui, tipo Zalando e anche Sarenza, ci tengo a parlarvene, perché vabbè ne abbiamo parlato anche nel video di mia sorella, quello lì dei preferiti, perché lei ha comprato delle altre scarpe lì e sono veramente, hanno un customer service stupendo, cioè veramente vi rispondono, vi aiutano in tutti i modi, poi hanno reso gratuito, spedizione gratuita, veramente fantastici queste, se riuscite a trovare cose che vi piacciono sono veramente consigliate, affidabili e tutto quanto. Poi ho Douglas, vabbè, delle volte ci compro, tipo ci ho comprato le cose di Zoeva su Douglas, profumi, pennelli, eccetera, eccetera. Poi ho l'app di Amazon, vabbè, chi è che non compra su Amazon? Io una volta non l'avevo mai comprato, dicevo, madonna, ma perché non trovo mai niente? Poi vabbè, ho iniziato a comprare cose magari elettroniche, così, e quindi ho l'app di Amazon che appunto mi torna utile quando cerco delle cose che appunto vende, può vendere Amazon, che quello vende un sacco di cose. Poi ho cucina, ho anche una sezione cucina con 30.000 siti di ricette praticamente. E una che vi voglio dire, vendo una sola su tutte, perché poi venuto vabbè già lo zafferano, eccetera, eccetera. Una su tutte che vi voglio citare è Piccole Ricette. È troppo carina quest'app, perché praticamente mette, c'ha tutte queste ricette molto semplici che mettono appunto gli utenti, una cosa del genere, ho capito. E quindi è troppo carina, si trovano appunto ricette semplici, poi è facile da utilizzare, ci sono, appunto è bella perché ci sono le ricette. Quindi vi consiglio questa app che è veramente carina. Poi ho, vabbè, altre cose, un'app stupenda è Remote Mouse, poi Remote Mouse, vabbè, ve lo scrivo qui, che praticamente è un mouse, questa è buona da utilizzare tipo quando collego il PC al computer e poi devo alzarmi ogni volta per cambiare il video, per esempio quando vedo YouTube, e quest'app mi permette di muovere il mouse del computer dal cellulare, quindi si crea tipo un tappetino, è stupenda, veramente bellissima, quindi ve la straconsiglio. Poi ho, vabbè, 21 Button che avevo scaricato, ma sinceramente non mi piace, non la utilizzo, quindi credo la cancellerò, che è stata molto sponsorizzata, tipo dice capi, beh, non è che mi ho trovata molto utile. E poi ho l'app di Svago, come vi dicevo io non gioco, non mi piacciono i giochi, non sono il tipo che gioca, quindi non ho alcun gioco. L'unica cosa che ho su Svago sono, vabbè, Trova Amici, che è una cosa dell'iPhone, TV Remote 2, che cos'è, aspettate, sempre una cosa, ah, tipo questa qua invece serve se avete la TV, quella lì, come si dice, quella che c'ha internet, vabbè, e da qui potete mettere i video che vanno direttamente nello schermo, vabbè, si chiama TV Remote 2. Poi ho Bitmoji, che mi piace da impazzire, ragazzi, scaricatevelo se non ce l'avete, che praticamente crea il vostro avatar, la vostra immagine e somiglianza, infatti, vabbè, non so se riuscite a vedere, ci sono tutte le me che fanno cose diverse, io le adoro, i miei amici lo sanno, cioè i miei amici ve lo sapranno dire perché gli mando sempre queste immagini che ci azzeccano sempre con tutto, ce ne sono mille diverse, mi piace tantissimo utilizzarla. Poi ho, praticamente è troppo carina perché vi fa il Bitmoji e poi praticamente, cioè, se lo inserite nella tastiera ci sono sia le emoticon normali e poi se ripremete tipo la tastiera quando ve la inserisce sull'iPhone, io parlo, potete scegliere queste qui, copiarle e incollare, sono troppo carine perché ci sono per ogni occasione. Wow. So Blur Foto che non utilizzo, oppure altre app di cucina Gustissimo e altre, e questo è tutto. Niente di che praticamente, ci sono quei iPhone pieni di roba, invece vi devo dire la verità, a me non c'è niente di che, perché sono tutte, perché molte volte la gente si scarica un quintale di roba e poi non la utilizza, invece come avete visto io quelle cose che non utilizzo non mi piace tenerle, perché poi appesantiscono un sacco la memoria, eccetera, eccetera, quindi tengo solo quello che utilizzo, e quindi è stato carino fare questo video appunto per consigliarvi magari qualche app che non conoscete, ecco qua, per dire, quella lì che vi ho detto, Piccollage, aspettate come si chiama, lo dico subito, quella che si chiamava PixArt, oppure non lo so, le app di cucina, Remote Mouse che è un'app fantastica,
per quando collegate appunto la TV al computer e volete fare, non vi volete alzare ogni volta. Insomma, questo è tutto. Io spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia e di avervi dato qualche consiglio appunto. Me li devo vedere qualche What's in My iPhone, perché forse sono stata io che ho avuto il pregiudizio. Può essere pure che altra gente che l'ha fatto, non è stato solo inutile, ma ha detto qualcosa, ha consigliato. Quindi spero di avervi fatto piacere con questo video, che possa esservi utile in qualche modo. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.